Questo è l'interno dell'Apollo. Apollo figlio da pelle, fece tanto jazz. Quattresima strada, prima entrata in metropolitana. Nella puntata di oggi vi porteremo ad una messa gospel ad Harlem. È domenica, siamo a New York, vuoi non approfittarne? Da qui una visita all'Apollo Theater, fucina di famosissimi musicisti. Terminato il nostro giro ad Harlem, ci dirigeremo poi verso il ponte di Brooklyn, passando da Soho. Here we are. Thank you. Beh, mi fa molto Warriors. Molto Warriors, molto due volte. Warriors. Who's bad? Adesso andiamo. Attenzione, perché tu invece che Warriors dovresti fare bad qua dentro. Who's bad? Seguiamo per D. Bella. Guardate che bella, sembra di entrare in una fabbrica d'acciaio. Sembra di essere in America. Già Jessica c'ha paura. The next stop is 42nd Street, Bryant Park. A primo impatto l'utilizzo della metro può sembrare complesso, almeno per noi è stato così. La cosa importante è sapere utilizzare la mappa, capire poi la tipologia e la direzione in cui prendere il treno. Come prima cosa è necessario fare la MetroCard al costo di $1, sulla quale verranno caricati di volta in volta gli abbonamenti o le semplici corse. Siamo sulla metropolitana perché abbiamo un incontro con tutte le altre bande di New York. Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra! La messa gospel è diventata ormai un fenomeno turistico, ma si tratta pur sempre di una funzione religiosa. Mi raccomando quindi abbigliamento e atteggiamento adeguati. Ci sono diverse chiese che permettono l'ingresso anche ai turisti. È libero, ma viene quasi ovunque richiesta una donazione appena si arriva e durante la messa. Non potete scegliere dove andarvi a sedere perché ci sono dei posti riservati ai turisti. Le messe durano quasi un paio di ore e hanno una forte carica emotiva. La cosa che più mi ha toccato è che non hanno assolutamente inibizioni. Se gli viene voglia si alzano, ballano o ringraziano il Signore. La maggior parte delle volte per delle disgrazie atroci che gli sono capitate. Credo che sia proprio un modo per affrontare la vita. Le persone si vestono a festa, gli uomini in abito elegante per lo più e le donne sembra che facciano gara per il cappellino più particolare, diciamo particolare. Almeno così è stato nella chiesa dove siamo andati noi. Potete trovare su internet diversi siti che consigliano le chiese aperte anche ai turisti, oppure potete affidarvi a delle escursioni organizzate. A voi la scelta. Siamo usciti dalla nostra prima messa e devo dire che it's a mess. Bellissima. The mess is a mess. È bellissima. È bellissima, ma un bordello incredibile. Le tizie con i centrini sulla testa. È rispetto con la testa coperta, amore. Quello lì è... Sì, c'era una che aveva una lampada di Ikea. Peccato che non ho potuto filmare bene. No, ho rubato qualche immagine che abbiamo messo. L'Apollo, ragazzi. Guardate. Aiuto. Guarda, comprati un paio di scarpe qua, tipo quelle lì rosse, che vanno bene col cappellino che volevi vedere. Queste io voglio, una punta. Siamo sotto l'Apollo, signore e signori, uno dei teatri più famosi della storia di New York. Guardate. È un
teatro dove la maggior parte dei jazzisti americani ha fatto il suo successo. E siamo esattamente sotto. Fa un caldo, oggi penso che ci siano 35 gradi come minimo. Poi adesso qua che sono di fianco a questo... Madonna, non fa caldo, vero? Proprio... Si sta schiattando. Ecco, nelle parole... sembra agosto. Quincy Jones, Aretha Franklin. Meglio dentro la foto. Billie Holiday, forse sono nomi che conoscete, no? Credo che questi nomi non siano proprio delle novità. Chissà se si può entrare a vedere. Questo è l'interno dell'Apollo. Apollo figlio da pelle, fece tanto jazz. Buona festa del papà, perché qua è oggi. Questa è una registrazione fatta appositamente per mio fratello. Devi venire qua a New York, perché a New York è pieno di campi da basket. Ta-da! Vedi come a Chieri c'hanno le luci coi numeri. Chieri è avanti come New York. Ed eccoci venuti a Soho. Molto carina questa parte di New York. Prima di andare al ponte di Brooklyn abbiamo deciso di fare un giro per Soho. È una zona molto carina, dai tipici palazzi in ghisa e case di mattoni rossi con le scale antincendio all'esterno. Ben frequentata, ricca di gallerie d'arte, localini, negozi tanto belli quanto cari e artisti. Quadri con le ombre, fichissimi. Fortuna vuole che, attirati dal suono di un pianoforte, abbiamo incontrato proprio Dotan Negrin, musicista di strada che gira il mondo con il suo pianoforte e il suo cane Brando, regalando momenti di musica ai passanti. Potete conoscere la loro storia e avventura al link che vi lasciamo in descrizione.